Benvenuti a questa nuova lezione di lettura Dantis. Oggi, come sapete, leggiamo il canto 20° dell'Inferno. Vi ricordate che Dante e Virgilio, nel canto che abbiamo letto la settimana scorsa, hanno visitato la terza bolgia di questo ottavo cerchio, dove sono puniti i simoniaci. Oggi vedremo una nuova bolgia. Lo leggiamo tutto di seguito e poi spieghiamo. Di nova pena mi conven far versi e dar matera al 20° canto della prima canzone che gli sommersi. Io era già disposto tutto quanto a riguardar nello scoperto fondo che si bagnava d'angoscioso pianto e vidi gente per lo vallon tondo venir tacendo e lagrimando al passo che fanno le letane in questo mondo. Come il viso mi scese in lor più basso, mirabilmente apparve esser travolto ciascun traimento e il principio del casso, che dalle reni era tornato il volto e indietro venir mi convenia, perché il veder dinanzi era lor tolto. Forse per forza già di parlasia si travolse così alcun del tutto, ma io non vidi, né credo che sia. Se Dio ti lasci, lettore, prender frutto di tua lezione, or pensa per te stesso come io potea tener lo viso asciutto, quando la nostra immagine di presso mi dissi torta, che il pianto degli occhi le natiche bagnava per lo fesso. Certo io piangea, poggiato a onda i rocchi del duro scoglio, sicché la mia scorta mi disse: Ancor sei tu degli altri giochi? Qui vive la pietà quando è ben morta. Chi è più scellerato che colui che al giudicio divin passion comporta? Drizza la testa, drizza, e vedi a cui s'aperse agli occhi di Teban la terra. Perché gridavan tutti, dove rui, Anfiarao, perché lasci la guerra? E non restò di ruinare a valle fino a Minos che ciascheduno afferra. Mira che ha fatto petto delle spalle, perché volse veder troppo davanti. Venne, cangiandosi le membra tutte quante, e prima poi ribatterli convenne i due serpenti avvolti con la verga che riavesse le maschili penne. Aronte è quel che al ventre gli s'atterga, che nei monti di lune, dove ronca lo carrarese che di sotto alberga, ebbe tra i bianchi marmi la spelonca per sua dimora, onde a guardar le stelle il mar non gli era la veduta tronca. E quella che ricuopre le mammelle che tu non vedi con le trecce sciolte e ha di là ogni pilosa pelle, manto fu che cercò per terre molte, poscia si pose là dove nacquio, onde un poco mi piace che mi ascolte. Poscia che il padre suo di vita uscio e venne serva la città di Baco, questa gran tempo per lo mondo gio. Suso in Italia bella, giace un laco al piede dell'Alpe che serra la Magna, sovra Tiralli, che ha nome Benaco. Per mille fonti, credo, e più si bagna tra Garda e Val Camoni che Pennino, dell'acqua che nel detto laco stagna. Loco è nel mezzo là, dove il Trentino pastore, quel di Brescia, il Veronese, segnar poria, se il fesse quel cammino. Siede Peschiera, bello e forte arnese, da fronteggiar bresciani e bergamaschi, ove la riva intorno più discese. Ivi convien che tutto quanto caschi, ciò che in grembo a Benaco star non può, e fassi fiume giù per verdi paschi. Tosto che l'acqua correr metter può, non più Benaco, ma Mencio si chiama, fino a governo, dove cade un po'. Non molto accorso che il trovo una lama nella qual si distende l'impaluda, e suol d'istate talore esser grama. Quindi passando, la vergine cruda, vie di terra nel mezzo del pantano, senza coltura ed abitanti nuda. Lì, per fuggire ogni consorzio umano, ristette coi suoi servi a far sue arti, e visse e vi lasciò suo corpo vano.
Gli uomini, poi che intorno erano sparti, s'accolsero a quel loco, che era forte per lo pantan che avea da tutte parti, per la città sovra quell'osse morte, e per colei che loco prima elesse, mantua l'appellà senza altra sorte. Già for le genti sue dentro più spesse, prima che la Mattia di Casalodi da Pinamonti inganno ricevesse. Però t'assenno, che se tu mai odi originar la mia terra altrimenti, la verità nulla menzogna frodi. E io, maestro, i tuoi ragionamenti mi son sì certi e prendon sì mia fede che gli altri mi sarien carboni spenti. Ma dimmi, della gente che procede, se tu ne vedi alcun degno di nota, che solo a ciò la mia mente rifiede. Allor mi disse: quel che dalla gota porge la barba in sulle spalle brune, fu quando Grecia fu di maschi vuota, sì che appena rimaser per le cune, augure, e diede il punto con Calcanta in Aulide a tagliar la prima fune. Euripido ebbe nome, e così il canta l'alta mia tragedia in alcun loco, bello sai tu che la sai tutta quanta. Quello altro che nei fianchi è così poco, Michele Scotto fu, che veramente delle magiche frode seppe il gioco. Vedi Guido Bonatti, vedi Asdente, che aver inteso al cuoio e allo spago ora vorrebbe, ma tardi si pente. Vedi le triste che lasciaron lago, la spoli il fuso e fecersi indivine, fecer malie con erbe e con imago. Ma vienne ormai, che già tiene il confine d'ambedue gli emisferi e tocca l'onda sotto Sobilia, Caino e le spine. E già iernotte fu la luna tonda, ben tende ricordare che non ti nocque alcuna volta per la selva fonda. Si mi parlava e andavamo in trocque. Allora, Dante, il Dante scrittore, inizia dichiarando con solennità che qual è il compito che deve svolgere ora. Di nuova pena, cioè di un nuovo martirio, mi conven, cioè è necessario, devo fare versi, quindi adesso devo scrivere su una nuova punizione. E dar matera al ventesimo canto della mia canzone, cioè è fornire la materia al ventesimo canto, e qui compare appunto questa definizione che usiamo tuttora, no? Dei capitoli del poema come canti, della prima canzone, cioè della prima cantica, l'Inferno, che dei sommersi, cioè che tratta dei sommersi nella punizione divina. Dante fa questa distinzione più volte tra sommersi e salvati, che nel Novecento riprenderà Primo Levi per intitolare questo suo saggio di riflessione sul Lager. Allora, dopo questa brevissima digressione che in qualche modo ci ricorda dove siamo, al verso quarto riprende la narrazione. Io ero già disposto tutto quanto a riguardar nello scoperto fondo. Vi ricordate che Dante aveva portato in braccio, scusate, che Virgilio aveva portato in braccio a Dante fino al colmo di questo quarto ponticello che sovrasta sulla quarta bolgia. Quindi Dante dice: ero già disposto del tutto a osservare il fondo che mi si era scoperto, che si bagnava d'angoscioso pianto, che era tutto umido, il fondo della bolgia, del pianto angoscioso dei dannati. E vidi gente per lo vallon tondo venir, cioè vedi gente che camminava, che veniva verso di noi attraverso questo vallone circolare tondo, tacendo e lagrimando in silenzio. Questo è importante, il silenzio, l'impossibilità di parola che hanno questi dannati, è come capiremo subito dopo quando vedremo di chi tipo, di quale tipo di peccatore si tratta, che è parte del contrappasso, l'impossibilità di parlare. E lagrimando, che chiaramente è
giustifica il fatto che il fondo della bolgia sia bagnato, al passo che fanno le letane in questo mondo, cioè con un passo lento analogo a quello che fanno le letanie in questo nostro mondo dove Dante sta scrivendo. Quindi questi dannati piangono, tacciono e camminano molto lentamente, ora capiremo perché. Al verso 10, come il viso mi scese in lor più basso, cioè non appena il mio sguardo scese più basso in loro, cioè scese, si capisce, dalla testa, che è la prima cosa che uno guarda delle persone, verso il resto del corpo, mirabilmente apparve essere travolto ciascun tra il mento il principio del casso, cioè in un modo prodigioso, mirabilmente, mi apparve ognuno di loro, ciascun, travolto, cioè storto, capovolto, però non in senso verticale, tra il mento e l'inizio del petto, del cassa toracica, il casso, che verso 13, giacché dalle reni era tornato il volto, cioè giacché il volto si rivolgeva verso la schiena, le reni, e indietro venirgli convenia e dovevano per forza camminare indietro, quindi guardando all'indietro, perché il veder dinanzi era rotto, cioè era vietato loro il vedere davanti. Come Dante capirà, probabilmente ha già capito, vedendo qual è il contrappasso di queste anime, e noi capiremo senza dubbio tra qualche verso, qui sono puniti gli indovini che appunto hanno questo triplice contrappasso. Intanto hanno questa deformazione tremenda del corpo, che come vedremo adesso commuove molto Dante, per cui guardano totalmente all'indietro, e quindi questo impedisce loro vedere davanti, che sarebbe, diciamo, l'aspetto più evidente del contrappasso, visto che hanno voluto vedere il futuro, ora non possono guardare davanti, ma chiaramente questa torsione estrema del collo impedisce loro parlare, perciò tacciono. E probabilmente questo aspetto del contrappasso colpisce le predizioni che fecero sulla base di queste apparenti visioni del futuro, e il fatto che camminino indietro e quindi con molta lentezza, probabilmente si aggiunge come contrappasso a coloro che ebbero la volontà di fuggire da un destino futuro intravisto, che quindi vollero agire di conseguenza rispetto a questa apparente conoscenza. E al verso 16, il Dante scrittore, per darci un'idea vivida, realistica di questa deformazione del corpo, aggiunge: forse per forza già di parlasia si travolse così alcun del tutto, ma io non vidi né credo che sia. Cioè forse già a qualcuno è capitato di deformarsi così tanto del tutto per via di una paralisi, quindi di un impedimento fisico, ma io non lo vidi mai né credo che questa cosa esista nel mondo, dice Dante. E adesso al verso 19 il Dante scrittore fa una delle sue solite, dei suoi soliti inviti, appelli a noi lettori, del tutto nuovi nella tradizione, perché gli apostrofi esistevano nei testi classici, ma erano sempre di tono molto solenne, erano sempre esclamazioni. Invece gli appelli di Dante a noi lettori sono, diciamo, di una grande intimità, di solito sono un invito a immedesimarci con la sua esperienza come pellegrino.
E infatti in questo caso l'invito è particolarmente significativo. Se Dio ti lasci, lettore, prendere frutto di tua lezione, cioè in nome che Dio ti permetta, o lettore, prendere frutto, quindi rendere operativamente fertile la tua lettura di tua lezione, ora pensa per te stesso, immagina come ero io, come io potevo tenerlo viso asciutto, quindi come io potevo mantenere le mie guance asciutte senza lacrime, quando la nostra immagine, cioè quando il corpo umano, non a caso qui nominato attraverso questo termine immagine che ricorda appunto la dichiarazione biblica secondo cui l'essere umano è fatto a immagine e somiglianza di Dio, così storta, vidi da vicino, cioè come immagina lettore come io potevo non piangere vedendo davanti a me così di presso, così da vicino, l'immagine del nostro corpo umano così storta che il pianto degli occhi le natiche bagnava per l'offesso, cioè così storta che il pianto cadeva dagli occhi nella fessura tra le natiche, cioè così storto che il pianto gli bagnava il sedere. Bene? Allora, è importante intanto osservare, l'abbiamo detto qualche volta, che per Dante la nostra lettura deve avere un frutto, no? Chiaramente il frutto è di educazione morale, di innalzamento. E quindi lui ci dice: affinché noi possiamo imparare di questo episodio, dobbiamo metterci nei panni della sensibilità del Dante Pellegrino, che non poté evitare di mettersi a piangere vedendo il corpo umano così deformato. Questo è molto interessante perché vi ricordate Dante all'inizio del viaggio, quando stava ancora visitando gli incontinenti, aveva pianto più volte, no? Dante infatti aveva pianto chiaramente nel suo incontro con Francesca, quindi vedendo il destino dei lussuriosi, aveva pianto ancora durante il suo incontro con Ciacco, il goloso. Ultimamente l'abbiamo visto più fermo, di carattere, come più maturo e anche in qualche caso, come abbiamo letto la settimana scorsa, del tutto distante emotivamente dai dannati. Vi ricordate la tremenda invettiva contro la Chiesa corrotta, in cui insomma, si dispiega il canto 19esimo. È interessante che quello che ormai nel basso inferno, quindi consapevole ormai di star vedendo la sorte dei fraudolenti, come sono appunto tutti gli ospiti di quest'ottavo cerchio, Dante si mette a piangere proprio davanti a una deformazione del corpo. Dico che è interessante perché, diciamo, riguarda un topico che di solito viene abbastanza, insomma, traviato dalla vulgata, secondo cui nel Medioevo non esisteva il corpo o non era importante il corpo. E invece nella commedia il corpo è importante come? Ed è importante appunto, lo vedremo soprattutto nelle due altre cantiche, perché una delle importantissime innovazioni, come abbiamo avuto modo di notare quando abbiamo letto il canto di Farinata, del cristianesimo è appunto la resurrezione dei corpi. E quindi Dante ci sta chiedendo, immaginate, vedendo questa deformazione, se io potevo non piangere. E infatti, subito dopo averci invitato a condividere con lui questa emozione, ci racconta che infatti lui si è messo a piangere. Verso 25, certo io piangea, poggiato a un dei rocchi del duro scoglio. E quindi Dante si appoggia per piangere e chiaramente questo fatto, diciamo così, realistico,
ci permette di cogliere che lui, mentre piangeva, aveva smesso di guardare. E quindi Virgilio molto severamente, come vediamo ora, gli rimprovera questa sua commiserazione. Sicché la mia scorta, cioè così che Virgilio, il mio guida, mi disse: ancor sei tu degli altri sciocchi? Cioè tu sei scemo come tutti gli altri? Questo è interessante perché Dante ci ha appena chiesto di immedesimarci, no? E quindi in qualche modo il rimprovero di Virgilio, se noi abbiamo dato retta al Dante scrittore e l'abbiamo capito, no? E nella terzina precedente abbiamo detto: eh sì, anch'io avrei pianto vedendo questo. Il rimprovero di Virgilio tocca a tutti noi, no? E probabilmente per questo il Dante scrittore ci dice: per prendere frutto della vostra lezione, o lettori, è indispensabile che il rimprovero di Virgilio coinvolga anche voi. E quindi è un passaggio nel quale si enfatizza qualcosa che comunque riguarda l'intera commedia, cioè il carattere rappresentativo del Dante Pellegrino di noi tutti, della nostra vita. Allora, Virgilio, sei scemo come tutti gli altri? Qui vive la pietà quando è ben morta. Cioè, la pietà qui vive quando muore nei confronti dei dannati. E una, nei versi 29 e 30, Virgilio aggiunge una domanda retorica che è stata diversamente interpretata dagli studiosi e che adesso commenteremo. Chi è più scellerato che colui che al giudicio divin passion comporta? Cioè, chi è più scellerato, più colpevole che colui che comporta passione o compassione o passività, adesso vedremo le diverse interpretazioni di questi versi, al giudizio divino? Allora, secondo alcuni, Virgilio quello che sta dicendo è: tu sei uno scellerato perché stai provando compassione verso la manifestazione della giustizia divina. Quindi starebbe dicendo a Dante: non bisogna mica piangere qua, se questo lo vuole Dio è giusto e quindi non devi provare pietà per questi dannati. Secondo altri invece, gli scellerati dei versi di Virgilio sono gli indovini, cioè quelli che sono puniti in quella bolgia, perché Virgilio starebbe dicendo a Dante: non devi piangere perché questi sono veramente gravissimi. E infatti chi è più scellerato di colui che cerca di rendere passivo il giudizio divino, e cioè vedendo il futuro cerca di osteggiare il destino, che chiaramente è una legge che è sempre atto, non può rendersi passiva. Va bene? In questo caso Virgilio starebbe dicendo a Dante: non devi mica avere commiserazione nei confronti di questi che hanno cercato addirittura di rendere passivo, inoperante, il giudizio divino. Secondo un'altra terza nuovissima interpretazione, che probabilmente voi non trovate sulle vostre edizioni, quello che starebbe dicendo Virgilio qua è: chi è più scellerato di colui che attribuisce passioni al giudizio divino, e che quindi colui che piange starebbe in qualche modo insomma mettendo in dubbio la giustizia del tutto perfetta di Dio. Allora il povero Dante, no? Non solo ascolta che lui è sciocco come tutti noi,
che deve ammazzare la propria pietà, probabilmente che anche lui è uno scellerato, ma anche un invito veemente di Virgilio a smettere non solo di piangere, ma anche a guardare quello che c'è in questa bolgia. E Virgilio, con, diciamo, l'enfasi tipica dell'oralità, infatti esprime questo bisogno, se, per svolgere la sua missione, che ha Dante, di guardare e non di nascondere la faccia sul ponte, insomma, sotto il suo braccio. Drizza la testa, drizza, vedete la ripetizione. E vidi, cioè guarda, cui s'aperse agli occhi dei Teban la terra, perché gridavan tutti, dove rui Anfiarao, perché lasci la guerra? E non restò di ruinare a valle fino a Minos, che ciascheduno afferra. Allora gli dice, alza la testa, alzala, e guarda Anfiarao, che viene nominato dentro un discorso diretto nel verso 34, e che era uno dei sette re che assediarono Tebe. Dante, come al solito, tutta questa storia, questa materia tebana, la prende dalla Tebaide di Stazio, e appunto si dice che gli si aprì davanti agli occhi di tutti la terra, perché Anfiarao, essendo appunto indovino, aveva visto che sarebbe morto nella guerra, no, sotto le mura di Tebe, e quindi si era nascosto per non andarci, quindi aveva cercato di evitare questo destino, se non che la moglie Rifile, di cui si parla poi in altri posti della commedia, rivelò il suo nascondiglio in cambio di un regalo fatale, che era questa collana di oro e diamanti, diciamo che con la quale era stata in qualche modo sobornata. E quindi Anfiarao era dovuto andare appunto in guerra, ma Giove aprì la terra davanti a lui, lui fu inghiottito con il suo carro appunto nella terra, e se, in realtà nella fonte, in Stazio, non sono i compagni quelli che urlano dove vai, perché lasci la guerra, ma è Plutone, cioè il re dell'inferno, che vedendolo arrivare si sorprende del fatto che stia venendo vivo, insomma, nell'Averno. E Dante invece altera questa fonte e attribuisce a tutti, no, del verso 33, ai compagni, una sorta di presa in giro, che in qualche modo toglie solennità all'episodio, che invece nella Tebaide di Stazio è molto aulico, perché in pratica queste parole, dove rui, cioè dove precipiti Anfiarao, perché lasci la guerra, sarebbe un sarcasmo attraverso il quale i compagni lo deridono per aver voluto evitare il proprio destino. E appunto la parte dell'inframondo la vediamo immediatamente dopo, al verso 35, non restò di ruinare a valle, cioè non smise di precipitare nella valle, quindi tra il mondo e l'inframondo, fino a Minosse, che afferra tutti, cioè che non si lascia scappare nessuno. Questo allora il primo indovino, chiaramente antico, che è punito in questa quarta bolgia. Virgilio continua a parlare e al verso 37 in qualche modo esplicita la natura del contrapasso. Mira che ha fatto petto delle spalle, cioè guarda come ha fatto diventare petto le spalle, avendo appunto la testa del tutto capovolta, perché volse veder troppo davanti di retroguarda e fare truvo calle. Cioè, perché ha voluto vedere troppo davanti il futuro, guarda adesso indietro e fa retroso calle, cioè cammina all'indietro.
E ora Virgilio passa a segnalare a Dante un secondo indovino, forse il più famoso dell'antichità, che è Tiresia. Ma di Tiresia in realtà si ricorda qua in questi versi un episodio precedente la sua condizione di indovino. Al verso 40, vedi Tiresia che mutò sembiante quando di maschio femmina divenne, cangiandosi le membra tutte quante, cioè che cambiò aspetto quando divenne femmina da maschio che era, cambiando tutte le sue membra. Tiresia, appunto, chi di voi se lo ricorda, aveva visto due serpenti copulando e li aveva divisi con una verghetta, e quindi per questo atto era diventato femmina ed era vissuto appunto durante 7 anni come donna, finché, come si racconta appunto al verso 43, ritrovando gli stessi serpenti di nuovo nello stesso atto, li aveva divisi di nuovo e aveva recuperato il suo corpo maschile. Leggiamo allora il verso 43. E prima poi rivatta gli convenne li due serpenti avvolti con la verga che riavesse le maschili penne. Cioè, e poi, prima di riavere il corpo maschile, dovette ribattere, quindi battere di nuovo i due serpenti che erano avvolti con questa stessa verghetta con cui li aveva separati prima. Allora, come diventa indovino qui non si racconta, ma appunto avendo conosciuto la vita maschile e la vita femminile, Tiresia era stato chiamato a dirimere un dibattito tra Giove e Giunone, nel quale si cercava di capire chi godesse di più durante il coito. Giove diceva che erano le donne, Giunone si opponeva a questa posizione, Tiresia dà ragione a Giove, per cui Giunone, vedendo rivelato questo segreto delle donne, lo colpisce con la cecità. E per risarcirlo Giove gli dà appunto questi doni di vedere il futuro, di indovino, va bene? Ma qua, come succede in tanti posti della commedia, di lui non si parla a proposito del suo peccato, bensì di una storia precedente. E adesso arriviamo a un terzo indovino, Aronta, un indovino etrusco, che aveva, diciamo, era un augurio, no? Che aveva predetto la guerra tra Cesare e Pompeo e la vittoria di Cesare. In questo caso la fonte è la guerra civile, no? La Farsalia di Lucano. Allora, verso 46. Aronte quel che al ventre gli si atterga. Vedete che Dante come scrittore non permette che ci scordiamo mai che questi camminano con il viso del tutto capovolto. Quindi Aronte gli cammina vicino al ventre, non alla schiena. Aronte che nei monti di Luni era una città etrusca che diede luogo appunto a questa zona nord della Toscana che oggi chiamiamo la Lunigiana, dove ronca lo carrerese che di sotto alberga, cioè dove lavora la terra, e quello che vive, che abita sotto, vicino a Carrara, quindi Aronta, che negli stessi monti dove il contadino carrarese lavora la terra, lui invece, quasi sottointeso, al verso 49, ebbe tra bianchi marmi la spelonca per sua dimora. Ebbi una spelonca, cioè una tana, tra i bianchi marmi, i famosi marmi di Carrara, come sua dimora, per viverci. Quindi vedete il contrasto tra il lavoro civile della terra e la solitudine di vivere una spelonca come un selvaggio,
che è appunto un tratto semantico che, come vedremo ora, verrà particolarmente enfatizzato nel personaggio di Manto che occuperà gran parte dell'episodio. E infatti era così solitario questo posto, questa spelonca, che al verso 50, onde a guardar le stelle il mar, non gli era la veduta tronca. Cioè, da dove niente, nessun ostacolo impediva che guardasse le stelle e il mare. E adesso arriva Manto, questa maga figlia di Tiresia, che era fuggita da Tebe per sottrarsi alla tirannide di Creonte. Al verso 52, è quella che ricopre le mammelle che tu non vedi con le trecce sciolte e ha di là ogni pilosa pelle, Manto fu. Allora, quella che copre le sue mammelle che tu non puoi vedere, perché questa, di questa Dante vede la testa, no? Per cui vede anche la schiena, va bene? Con le trecce sciolte, che appunto è una caratteristica delle donne non civili, diciamo, che vanno in giro con i capelli sciolti come barbariche, e ha di là, cioè ha dall'altra parte del corpo ogni pelle con peli, quindi il pube, ha dall'altra parte, quella che Dante non sta vedendo, Manto fu Manto, che cercò per terre molte, cioè che fuggendo appunto da Tebe, girovagò per molte terre, poscia si pose là dove nacquio, cioè poi rimase a Mantova, dice Virgilio, là dove io nacqui, onde un poco mi piace che m'ascolte, per cui vorrei che tu mi ascoltassi un po'. E qui inizia una lunga digressione di ben 14 terzine, che riguarda la storia di Mantova. Ma intanto segnaliamo un problema che preoccupa la critica da molti secoli, e cioè il fatto che nel canto 22esimo del Purgatorio, anzi 23esimo del Purgatorio, dove Stazio, un personaggio che Dante e Virgilio incontrano durante la salita della montagna, fa un lungo discorso sul limbo, una delle cose che afferma lì Stazio, anzi che afferma Virgilio parlando con Stazio, è che Manto, la figlia di Tiresia, è nel limbo. E quindi c'è questa contraddizione, almeno apparente, nel poema, per cui Dante l'ha vista nell'ottavo cerchio, in questa bolgia, mentre Virgilio afferma che è nel limbo con lui. Si sono date diverse risposte a questa contraddizione. Secondo alcuni, quella figlia di Tiresia di cui si parla lì è un'altra, non è Manto. Secondo altri c'è un problema addirittura filologico, per cui sarebbe un'altra parola quella che c'è scritta. Infine qualcuno dice che Dante, scrivendo il Purgatorio, si era dimenticato di questo episodio, che sembra alquanto strano, visto che, insomma, non è che Dante, che qui viene solo nominata Manto, ma occupa proprio più della metà del canto. Va bene, un problema ancora irrisolto. Allora, al verso 58, come vi dicevo, Virgilio comincia questa lunga digressione sull'origine della propria città. Verso 58. Poscia che il padre suo di vita uscio e venne serva la città di Baco, questa gran tempo per lo mondo giro. Cioè, una volta che morì Tiresia, suo padre, e la città di Baco divenne, cioè Tebe, no? Divenne serva di Creonte, questa, Manto, girovagò, andò per lo mondo grande tempo. Suso in Italia bella, giace un lacco a piede dell'Alpe che serra la Magna, sovra Tiralle, che ha nome Benaco.
Allora, qui inizia veramente un racconto quasi idillico, nostalgico di Virgilio nei confronti del paesaggio della propria patria, del nord Italia. Infatti sarà un discorso, come vedremo, pieno di immagini di fiumi, laghi, freschezza, cioè immagini piacevoli che contrastano moltissimo con la realtà infernale. Allora, intanto l'Italia bella, no? Su in Italia, nella bella Italia, giace un lago che sarà il lago di Garda, il cui nome antico era appunto Benaco, come c'è scritto al verso 63, al piede dell'Alpe che chiude la Germania, la Magna, sovra Tiraldi. Per mille fonti, credo e più, si bagna tra Garde, Valcamoniche e Pennino dell'acqua che nel detto lago stagna. Cioè attraverso mille fonti, l'Appennino, tra Garda, no? La costa veronese di quel lago e Valcamonica, si bagna dell'acqua che si stagna in questo lago. Nel mezzo di questi tre, adesso lo dirà, c'è dell'Appennino, no? Che in questo caso è specificamente l'arco montano, la costa nord del lago di Garda, Valcamonica. In mezzo ai tre, dice Virgilio adesso, al verso 67, loco è nel mezzo, quindi c'è un luogo in mezzo. Secondo alcuni è proprio in mezzo all'acqua, quindi un luogo immaginario. Secondo altri è quest'isolotto dei frati, nei quali c'era una chiesa. Ma questa terzina è interessante perché Virgilio, in mezzo a questa digressione geografica, che serve a ubicare il luogo scelto da Manto, per rimanere a fare le sue arti magiche, fa una brevissima critica alla Chiesa, che è intanto da legare probabilmente al discorso del canto precedente, ma anche probabilmente serve a collegare le mancanze della Chiesa corrotta e gli indovini, come adesso vedremo. Allora, al verso 67, loco è nel mezzo di questo lago, là dove il Trentino pastore, cioè il pastore del Trento, quel di Brescia, e il veronese, quello di Verona, segnar poria, cioè potrebbe impartire la benedizione se fesse quel cammino, cioè se si prendesse la briga di camminare fin lì. Cioè effettivamente è un luogo che è intersezione delle giurisdizioni dei tre parrochi, ma evidentemente Virgilio sta dando per scontato che i pastori lasciano, diciamo, dei posti abbandonati, non fanno questa strada. Ben tre pastori potrebbero lavorare lì, e invece è come lasciata, insomma, nelle mani dei pagani. E quindi è come se Virgilio stesse legando l'attività, dei maghi, degli astrologi, che vedremo dopo, degli indovini, con una assenza di una chiesa che indirizza bene la spiritualità degli umani. Però. Verso 70, no, anzi, facciamo la pausa ora perché altrimenti poi interromperemo un discorso molto importante. Se avete dei dubbi, facciamo 5 minuti come al solito e poi riprendiamo la lettura, va bene?
non mi è arrivato nulla sulla chat. Quindi, ecco, qualcuno adesso scrive. Allora, mi domanda Caterina se Mitri o qualche altro traduttore ha corretto o risolto questo problema di Manto. No, da quello che ne so io, insomma, cioè sulle traduzioni argentine, no, non osano correggere. No, il problema sussiste. Del resto sarebbe stato un po' troppo, no? Correggere un problema poi individuato così fortemente dalla critica. Qualche altro dubbio? No? Continuiamo allora. Riprendiamo dal verso 70. Continua a parlare Virgilio di questa storia della maga Manto. Siede peschiera, bello e forte arnese da fronteggiare bresciani e bergamaschi, ove la riva intorno più discese. Cioè dove la riva attorno di questo lago diventa più pianeggiante, quindi discende insomma in modo più piano, siede peschiera, che è un forte arnese, una rocca in territorio veronese, che serve a far fronte ai bresciani, ai bergamaschi. Verso 73, ivi conviene che tutto quanto caschi, ciò che in grembo a Benaco star non può, cioè lì necessariamente confluisce tutta l'acqua che non può stare nel, insomma, a Benaco, e fassi fiume giù, e diventa un fiume giù per verdi pascoli. Cioè, vedete come l'immagine del lago, delle terre verdi, fertili, è quasi sottinteso Manto che sta girovagando in questa zona così verde, così propizia per la vita umana, come il Nord Italia. Decide invece, come vedremo subito dopo, di vivere in un posto del tutto ostile al consorzio umano. E intanto abbiamo tutta questa immagine, no, dell'acqua, no, della freschezza del paesaggio. E al verso 76, tosto che l'acqua correr mette co, cioè immediatamente quando l'acqua scorre, comincia a scorrere, cioè scorre da capo, comincia, non più Benaco, ma Mencio si chiama fino a governo, cioè comincia a chiamarsi Mincio, quando comincia a correre il fiume, fino a governolo, dove cade in po. Non molto accorso, il soggetto è sempre l'acqua, no? Che in questo caso è il fiume Mincio, non molto accorso che il trova una lama, cioè una depressione del terreno, nella quale si distende e la impalude, nella quale l'acqua si distende, perché appunto è pianura, e la impaluda, cioè diventa una palude. E sol d'estate talora esser grama, ed estate di solito è povera d'acqua, stagnante. Ecco, l'acqua non è più fresca, verde, che aiuta la fertilità, ma diventa una palude. È quello il posto che è andato a scegliersi, Manto, no? Verso 82. Quindi passando, la Vergine cruda vide terra nel mezzo del pantano senza colture d'abitanti nuda. Cioè passando da quella parte, la Vergine crudele vide una terra nel mezzo di questo pantano, cioè quando appunto l'acqua è bassa, senza coltivo e nuda di abitanti, quindi priva di abitanti. Ecco qua, diciamo, Dante sta seguendo questo fatto che Manto sia vergine, lo stesso Virgilio sta correggendo una propria versione dell'Eneide e seguendo invece
l'immagine di Manto che deriva a Dante da Stazio. In realtà nell'Eneide, questo è importante perché appunto Virgilio dirà subito dopo: se tu senti qualche altra origine per la mia città, non crederci, perché la verità è questa che ti sto dicendo adesso. Nell'Eneide Manto è la madre di Ocno, che sarà appunto il fondatore di Mantua, no? Mantua, come si diceva nell'italiano antico. E qui invece lei è vergine. Questo è importante perché in qualche modo, attraverso tutto questo racconto, Virgilio sta slegando, no? Distaccando totalmente la maga dall'origine della città nella quale lui stesso nacque. Allora, Mantua, Manto ha scelto, dopo aver visto tutto questo paesaggio molto più, insomma, atto alla vita umana, ha scelto invece questo pezzo di terra, chiaramente sterile, in mezzo alla palude. E infatti, qui si dice esplicitamente, al verso 85, lo sceglie per allontanare da sé qualsiasi comunità, quasi qualsiasi vita sociale. Lì, per fuggire ogni consorzio umano, ristette con suoi servi a far sue arti e visse e vi lasciò suo corpo vano. Allora lì, cioè in mezzo al pantano, per fuggire da ogni contatto con una società, rimase a vivere con i suoi servi, a fare le sue arti occulte, e visse e vi morì, cioè lasciò lì il suo corpo svuotato dall'anima. Verso 88, è sempre Virgilio che parla, Gli uomini poi che intorno erano sparti s'accolsero a quel luogo che era forte per lo pantan che aveva da tutte parti. Cioè una volta morta lei, tutti quelli che erano nella zona si radunarono in quel luogo che era protetto a causa del pantano che aveva tutto attorno, quindi decisero di fondare lì appunto la città. Al verso 91, fer la città sopra quell'ossa morte, cioè sull'ossario di Manto costruirono la città di Mantova. E per colei che il loco prima elesse, Mantua l'appellar senza altra sorte, cioè a causa di quella che prima lo aveva eletto come luogo, cioè di Manto, la chiamarono Mantua senza fare altri sortilegi con i quali di solito si sceglievano i nomi delle città antiche. Adesso Virgilio, dopo aver parlato appunto dell'origine della sua città, in tre versi passa praticamente al presente dei lettori. Verso 94, già fuor le genti sue dentro più spesse, prima che la Mattia di Casalodi da Pinamonti inganno ricevesse. Vedete che Virgilio adesso, dopo tutta questa storia antica, allude a un episodio politico del 1272, quindi molto vicino al momento di questo suo dialogo con Dante, in cui il conte Alberto Casalodi, che era un guelfo molto potente di Mantova, fu ingannato da Pinamonte, del verso 96, Pinamonte da Buonaccolsi, che gli aveva consigliato di cacciare molti nobili da Mantova per rafforzare il suo potere e poi se ne approfittò e ne cacciò lui altri e prese lui stesso il potere. Quindi dice che prima, dice Virgilio, era molto densa di popolazione Mantova, solo che nel 1272 subì questo questo tradimento che la svuotò di uomini importanti. E ora al verso 97 Virgilio enfatizza che questo che lui sta dicendo ora, ed è sottinteso e non quello che Dante conosce per l'Eneide, è la vera versione.
Farò t'assenno che se tu mai odi originar la mia terra, altrimenti la verità nulla menzogna frodi. Cioè, perciò io, insomma, ti insisto, cioè ti educo affinché se tu qualche volta odi che la mia terra, Mantova, si abbia avuto origine in un altro modo, altrimenti che la verità che io ti sto dicendo non sia frodata, cioè non sia ingannata dalla menzogna. Ecco, la cosa interessante qua è che appunto un'altra versione è quella che diede lui stesso nel decimo libro dell'Eneide, dove appunto Virgilio aveva detto che la città era stata fondata appunto da Ocno, che era figlia di Manto e del fiume Tosco. E quindi attraverso questa enfatica affermazione di Virgilio, secondo cui Manto non ebbe figli e quindi non sono stati insomma, gli eredi di una maga, quelli che hanno fondato la sua città, in qualche modo intanto sta proteggendo o ripristinando l'immagine della sua città dalle origini, insomma, che derivano in qualche modo da una strega. Ma soprattutto sta lui, Virgilio, separandosi geneticamente, se vogliamo, dalla maga, dalla quale deriverebbero tutti i Mantovani, insomma, è importante che Virgilio se ne separi perché nel Medioevo, come abbiamo detto nel nostro primo incontro, quando abbiamo insomma cercato di giustificare la scelta da parte di Dante di Virgilio come guida, nel Medioevo Virgilio aveva fama di mago e quindi non sembra casuale che proprio nell'episodio dei maghi lui faccia tutto questo discorso prendendo le distanze, diciamo, genealogiche dalla maga Manto. Vedo qui che c'è qualcuno che non mi sente? Perché qualcuno ha scritto sulla chat, spero che non sia il mio collegamento. Va bene, la maggior parte di voi mi fa gesti. Insomma, bene, grazie. Allora magari è qualche persona che ha un problema nel suo audio. Allora, al verso 100 risponde Dante a questo monito di Virgilio sul fatto di credere a lui e non altre versioni. Maestro, i tuoi ragionamenti mi sono sì certi e prendono sì mia fede che gli altri mi sarien carboni spenti. Cioè, maestro, è così illuminante, il tuo ragionamento e sono così degni della mia fede che tutti gli altri in confronto sono come carboni spenti, quindi perdono ogni luce. Ma dimmi, Dante, dopo tutta questa digressione su Manto, vuole continuare ad avere notizie sui dannati. Ma dimmi della gente che procede se tu ne vedi alcun degno di nota, che solo a ciò la mia mente rifiede. Allora, ma dimmi se tra quelli che procedono lentamente, no, con il corpo del tutto deformato, se tu vedi qualcuno degno di essere notato, giacché la mia mente è preoccupata solo di questo, di sapere se ci sono altri personaggi, indovini degni di nota. E allora Virgilio comincia a segnalare appunto altri personaggi notevoli. Al verso 106, allor mi disse: quel che dalla gota porge la barba in sulle spalle brune, fu quando Grecia fu di maschi vota, sicché appena rimaser per le cune, augure, e diede il punto con Calcanta in Aulide a tagliar la prima fune. Euripilo ebbe nome, e così il canta l'alta mia tragedia in alcun loco. Bello sai tu che la sai tutta quanta. Allora, il personaggio che sta indicando qua Virgilio è Euripilo, che in verità
insomma, nell'Eneide non partecipa insieme a Calcanta nel responso sui venti, no, per salpare, perché le navi salpino, per andare appunto alla guerra di Troia. In realtà è Calcanta quello che fa appunto questo terribile responso secondo cui bisognava sacrificare una vergine che poi sarà Ifigenia, no? La figlia di Agamennone, affinché i venti fossero propizi per salpare. Evidentemente Dante, che sa tutta quanta l'Eneide, come dice qua lo stesso Virgilio al verso 114, questa cosa l'ha traviata un po'. Allora, seguiamo i versi dal verso 106. Quello che dalla sua faccia porge la barba sulle spalle brune, quindi di nuovo ci ricorda che la barba cade sulla schiena, fu nel momento in cui Grecia fu svuotata dai maschi, perché tutti andarono appunto in guerra, si chiama la pena, rimasero i bambini piccoli nelle culle, ma tutti i maschi, giovani, adulti, se ne andarono, fu augure e diede l'indicazione insieme a Calcante, in Aulide, cioè al porto, di tagliare la prima fune, cioè la prima corda della nave, e farla partire. Si chiamò Euripilo e così lo canta, dice Virgilio, la mia alta tragedia, cioè l'Eneide, in qualche parte. Tu lo sai bene perché la sai a memoria, dice Virgilio a Dante. Ecco, qui interessante la parola tragedia, avevamo fatto qualche cenno a questo nel sedicesimo canto, no? Quando Dante nomina per la prima volta il suo poema come commedia, vi ricordate che come scrittore, dovendo descrivere Gerione, questa immagine del mostro volante, aveva giurato, no, sulle note della propria commedia, che quello che stava per narrare era vero, anche se aveva faccia di menzogna, no? Quella è la prima volta che nel poema viene nominata la commedia, essa verrà nominata di nuovo nel prossimo canto, e questo è interessante perché è appunto in contiguità narrativa con la tragedia di Virgilio, e avevamo notato allora, quando abbiamo letto il sedicesimo canto, che avendo perso insomma il teatro antico, la possibilità di essere rappresentato nella classificazione medievale dei generi, per Dante commedia e tragedia erano appunto questi poemi che del resto insomma si recitavano anche ad alta voce, e che Dante, quando nomina il proprio poema come commedia, oltre a riferirsi al fatto che finisce bene, cioè inizia con una situazione di crisi e finisce bene con la visione beatifica nel caso di questo libro, prende questa caratterizzazione dei generi come una caratterizzazione di stile in senso antico, o di registro diremmo noi, perché a differenza dell'alta tragedia dell'Eneide di Virgilio, che parlando di grandi eventi, grandi guerre, grandi uomini, ha bisogno di un registro sublime, sollevato, la commedia, come quella di Dante, che parla di tantissime cose, mescola lo stile e fa uso appunto di questo che abbiamo nominato, soprattutto quando abbiamo iniziato la lettura di Malevolge, dello stile comico o medio. Quindi Virgilio ricorda qua l'Eneide, che del resto lui stesso, personaggio di Dante, ha appena contestato per quel che riguarda l'origine della sua città, e non solo la definisce tragedia, ma connota questo genere di alta, no? La alta tragedia, a differenza della commedia che Dante dovrà scrivere, che riguarda una materia bassa,
soprattutto nell'Inferno, e che quindi richiede di termini che Dante stesso nel De Vulgari Eloquenzi, in questo suo trattato sul parlare volgare, aveva scartato come poco elegante. Vi faccio questo piccolo cenno perché, come vedremo, proprio il canto si chiude con un'espressione che Dante aveva criticato come, insomma, poco, poco augurabile per la letteratura. Quindi sono canti, questo e il successivo, dove in qualche modo viene ricordata l'opposizione generica tra la tragedia virgiliana e la commedia dantesca. Allora, il verso 115 ha finito di parlare di Calcanta e Virgilio segnala altri tre personaggi, questi invece contemporanei o quasi di Dante, uno dei quali particolarmente insomma notevole. Quell'altro che nei fianchi è così poco, cioè quello che vedi così magro nei fianchi, Michele Scotto fu, che veramente delle magiche frode seppe il gioco, cioè che conobbe le frode della magia. Michele Scotto, a differenza degli altri personaggi del canto, è un prestigioso filosofo, traduttore di Aristotele e dei commenti arabi di Aristotele, che visse a cavallo tra il XII e il XIII secolo e che ebbe una grande importanza sia a Toledo sia presso la corte di Federico II di Svevia, e che quindi attira un po' l'attenzione in mezzo a tutti gli altri indovini che Dante sta nominando, sia gli auguri antichi, insomma, che noi diamo per scontato, che hanno fatto delle profezie, insomma, non ispirate, che quindi meritano in qualche modo questa loro posizione qua, e anche gli altri due che Dante ricorda subito dopo, che sono noti appunto al pubblico come astrologi e indovini. In questo caso sembrerebbe che Dante, attraverso questo personaggio, Michele Scotto, ha voluto colpire, insomma, un tipo di conoscenza che può esistere anche all'università, a differenza, insomma, dell'ambito dell'esercizio della frode degli altri compagni, vero? Fu comunque astrologo, Michele Scotto, però insomma aveva anche altre attività molto prestigiose. E subito dopo di lui, al verso 118, Virgilio aggiunge: vedi Guido Bonatti, vedi Asdente. Guido Bonatti era un astrologo di Forlì, che di solito consigliava molto i politici ghibellini, e infatti era famoso per aver diciamo indovinato o predetto la fine della battaglia di Montaperti, e quindi qui si vede anche l'azione politica degli indovini, no? Che venivano consultati, come fanno anche molti politici oggi, sulle sorti, insomma, della politica immediatamente successiva, proprio per sapere come agire. E Asdente, come si dice subito dopo, no? Che aver inteso al cuoio e allo spago ora vorrebbe, cioè che ora che è punito per il fatto di essere diventato indovino, vorrebbe essersi occupati del cuoio e dello spago, perché questo era un calzolaio di Parma, siamo sempre al nord Italia, che aveva abbandonato il proprio mestiere, che qui chiaramente è connotato positivamente come un modo degno di guadagnarsi la vita, l'aveva abbandonato appunto per diventare indovino.
E questo del lago è interessante, no? Del cuoio e lo spago, no? Con il quale si cucivano artigianalmente le scarpe, viene subito dopo attribuito appunto alle donne, a partire dal verso 121, cioè nella prossima terzina, appaiono le streghe, non riconosciute. Diciamo individualmente, come i maschi che abbiamo visto finora, non con nome e cognome, ma tutte le streghe che, dice Virgilio, verso 121, sono queste triste, no? Queste donne tristi, perché ora stanno soffrendo chiaramente nell'inferno, che lasciarono il lago, la scuola, il fuso, quindi che abbandonarono queste attività tipicamente femminili del cucire e del tessere a casa e fecersi indivine, cioè e diventarono indovine. Fecero malie con erbe e con imago, cioè fecero filtri magici con le erbe e imago, cioè immagini di cera, no? Come si continuano a fare le streghe ancora oggi, dove si magari pungono, si feriscono i personaggi rappresentati appunto da queste figurine. Questa è una pratica ancora oggi in Italia abbastanza viva, infatti si sente spesso nelle liti per strada, per esempio, che qualcuno urla all'altro, no? Dopo insulti adesso irreproducibili, vai, vai che ti faccio una fattura, no? Ti faccio una fattura e appunto ti faccio una qualche arte magica attraverso la quale ti rovino, tipo il malocchio, queste cose. Ora, interessante questo, diciamo, che nel caso del calzolaio di Parma abbiamo visto che ha lasciato un mestiere onesto per invece ingannare attraverso quest'arte dell'indovinare. Nel caso delle donne, questi elementi, l'ago, la scuola, il fuso, sono gli elementi che vengono nominati nel canto 15 del Paradiso per ricordare la Firenze antica, sobria e pulita, come dice Cacciaguida, cioè nel bel mezzo del paradiso, lo vedremo tra 2 anni, Dante incontra un suo parente, un suo trisavolo, Cacciaguida, con il quale intrattiene una conversazione molto lunga che occupa addirittura 3 canti, nel primo dei quali, il quindicesimo appunto, Cacciaguida racconta a Dante com'era la sua Firenze e fa una descrizione idealizzata davvero bellissima di come si viveva in pace prima dei nuovi arrivati, nuovi ricchi che avevano portato prepotenza, lusso e violenza nella città. E in questa diciamo, descrizione idealizzata di Firenze che va entrando dalle mura poi dentro proprio le case dei fiorentini, c'è l'immagine delle donne che se ne stanno a casa con l'ago, il fuso, quindi a cucire, ma quello che mi interessa di più ricordare in questo momento è che, secondo quello che racconta Cacciaguida nel Paradiso, parlano con i bambini delle storie di Roma, Fiesole e Troia. E quindi sembrano, attraverso questa immagine idealizzata di una società che probabilmente non è mai esistita, ma che Dante attribuisce invece ai suoi antenati, che ebbero secondo lui la fortuna di vivere in una Firenze, sobria, onesta, tranquilla, pacifica, alle donne sembra di essere attribuito il ruolo della trasmissione dell'eredità, della memoria. E quindi le donne, mentre fanno uso del lago e del fuso, raccontano il passato ai figli.
E queste streghe invece sembrano di aver abbandonato questa loro funzione sociale per vedere invece il futuro, che è qualcosa ovviamente di ingannevole se sono qua nell'ottavo cerchio, vero? Di Malebolge. Finita questa serie di maghi, astrologi, indovini, Virgilio fa notare a Dante che c'è fretta, che non possono rimanere ancora. Quindi al verso 124, vi ricordate che Dante e Virgilio sono sempre sul ponticello, che stanno guardando questi personaggi che camminano lentamente, e al verso 124 Virgilio dice a Dante: ma vienne omai che già tieni il confine d'ambedue gli emisferi e tocca l'onda sotto Sobiglia, Caino e le spine. Allora, ma ormai vieni, cioè muoviti, già che la luna, nominata al verso 126 attraverso questa perifrasi, Caino e le spine, secondo una leggenda, no, che attribuisce le parti oscure della luna alle spine che deve caricare Caino, che è stato, insomma, inviato nella luna dopo il suo misfatto, e che è, come vedremo nel Paradiso, una leggenda qui messa in bocca a Virgilio, che Beatrice contesterà quando Dante andrà nella luna, gli domanderà: ma queste macchie che sono? Beatrice contesterà sia la leggenda secondo cui queste macchie si debbono a Caino e le spine, sia la spiegazione scientifica che Dante aveva dato delle macchie lunari nel convivio. Quindi qui Virgilio, diciamo, ripete insomma questa leggenda, che poi verrà corretta nel Paradiso, e sta dicendo: la luna, cioè muoviti, perché ormai la luna tiene già il confine, quindi è già sull'orizzonte, sotto Sobiglia, cioè in Siviglia, nel sud della Spagna, il confine, l'orizzonte che unisce entrambi gli emisferi, quello di Gerusalemme e quello del Purgatorio, aventi lo stesso orizzonte. Quindi la luna ormai tocca l'onda, sta toccando il mare, perché si sta ponendo, insomma, sotto Siviglia. Secondo gli studiosi che calcolano questi fatti astronomici, il Sabato Santo, che adesso sapremo, adesso nella prossima terzina potremo ubicare perfettamente la data del viaggio attraverso un'indicazione che dà a Virgilio. Quindi il Sabato Santo, la luna, insomma, era in quella posizione alle 6 del mattino. Quindi ovviamente nel mondo, no? Dante e Virgilio non vedono la luce, ma Virgilio sta dando un'indicazione: ormai è tardi, cioè non possono restare quanto vogliono, quindi dobbiamo lasciar perdere gli indovini e andare avanti. E appunto a partire dal verso 127, Virgilio fa un'osservazione che permette di collocare il viaggio nell'aldilà, come abbiamo detto fin dall'inizio della nostra lettura, nella Settimana Santa, del 1300, insomma, si sa attraverso altre menzioni, però qua al verso 127 Virgilio dice: e già iernotte fu la luna tonda. Cioè c'era luna piena, ben tende ricordar, cioè tu devi ricordartelo bene, che non ti nocque alcuna volta per la selva fonda, già che quando ti sei perso nella selva oscura, non ti nocque, cioè non ti fu male la luna, anzi ti aiutò in qualche modo con la sua luce, essendo piena. Come voi sapete, no? La Pasqua si stabilisce appunto, no?
a partire dal primo plenilunio dopo l'equinozio di primavera, nel caso dell'emisfero nord, quindi lì veniamo a sapere che Dante si perse nella selva oscura la sera del Giovedì Santo, e come vedremo uscirà, ma poi Virgilio lo venne a prendere, no? Il mattino dopo, quando lui era uscito e stava tornando verso la selva, hanno camminato insieme tutto il venerdì. Il venerdì santo sera, quindi in coincidenza con il momento della passione di Cristo, entrarono nell'inferno e stanno camminando da quel momento in poi. Adesso sono le 6 del mattino del sabato santo, va bene? E questo ricordo qua della selva oscura illuminata dalla luce della luna può avere anche un senso simbolico, visto che la luna, secondo la visione medievale, riflette, beh, anche secondo la nostra, ma secondo la visione medievale, la luna in particolare, riflette la luna, la luce del sole. E il sole, come abbiamo avuto modo di dire tante volte, è simbolo privilegiato di Dio e quindi la sua luce della grazia divina. Secondo alcuni studiosi, questo fatto che Dante fosse aiutato, no? Che non gli nocque la luna nella selva, vorrebbe dire che anche nel momento più grave del suo smarrimento, la luce della grazia, anche se indirettamente, per riflesso attraverso la luna gli arrivava, e che quindi non era stato abbandonato del tutto da Dio, e quindi si capisce anche perché gli è stato concesso di fare questo viaggio. Finite le parole di Virgilio, al verso 129 riprende giusto un verso il Dante poeta per indicare che mentre Virgilio diceva tutto questo, cioè diceva questo della luna, e probabilmente da quando ha detto al verso 124 ma vieni o mai, aveva cominciato a camminare e Dante l'aveva inseguito e quindi gli parlava e nello stesso tempo camminavano. Ma lo dice così al verso 130, sì, mi parlava e andavamo in troppo. Cioè, così mi parlava e nel frattempo, cioè mentre mi parlava, andavamo. La parola introque, che io adesso ho, insomma, parafrasato come nel frattempo, è questa parola cui accennavo prima, che sembra particolarmente significativa se Dante ha deciso di metterla non solo in fine verso, ma addirittura in chiusura del canto. Avrete notato il suo suono, no? In rima con nocque, potremmo annoverare questa rima dentro la serie che abbiamo menzionato in altre letture dei canti precedenti, sempre dentro Malevolge, come rime del tutto prive di tradizione lirica, ma in particolare questa parola introque, Dante nel De Vulgari Eloquenza, come vi accennavo prima, dà questa parola introque come esempio di lingua plebea e municipale tipica di Firenze e che quindi non va bene per la lirica. E quindi è interessante che nello stesso canto in cui Virgilio ha nominato la propria Alta Tragedia, ha fatto una digressione piena di immagini belle che ricordano l'Italia sua del nord, Dante abbia voluto come scrittore chiudere con una parola marcata dal punto di vista generico come particolarmente comica, appartenente appunto alla commedia, prendendo le distanze dal sublime paesaggio con il quale Virgilio ha adornato queste pagine infernali, ristabilendo il carattere basso, spregevole
di questi dannati che non meritano l'alta tragedia virgiliana, bensì le parole che lui stesso ha detto nel De Vulgari Eloquenza fossero improponibili per una materia bella. Volete fare qualche domanda? Ho fatto frasi troppo lunghe oggi, non so se si è capito qualcosa. Dubbi? Sto percorrendo le vostre telecamere. Grazie, grazie per tutta questa. Io vorrei sapere soltanto Mantova, per essere sicura, perché Dante è nato a Firenze. E per quello, io vorrei sapere perché parla così lungo da Mantova. Perché Mantova è la patria di Virgilio. È Virgilio quello che vuole far sapere a Dante in che modo si è originata la propria città, quella di lui, Virgilio. Ah, ok, grazie. Prego. In tutta la commedia c'è un'associazione molto forte tra i personaggi e la loro condizione, insomma, etica e la patria di appartenenza. E quindi in qualche modo l'interpretazione dei critici su questa lunga digressione sull'origine di Mantova, proprio in mezzo all'episodio degli indovini, avrebbe la funzione di scollegare Virgilio dalla sua fama di indovino e quindi di separarlo dall'eredità, diciamo, genetica di una città che sarebbe stata fondata dai discendenti di Manto. Cioè lui adesso quello che dice, no, un momento, Manto morì, vergine, senza figli, la città fu fondata da altri e quindi noi mantovani, figli della città, non abbiamo nei nostri geni questa frode degli indovini. Questa sarebbe l'interpretazione che io ho cercato di proporvi, che non è mia, ovviamente è della critica autorevole. Perché Virgilio aveva così la fama un po' di vedere, di magia. Sì, lui aveva fama di mago ed effettivamente, diciamo, il suo ruolo nella commedia poteva essere malinterpretato come, diciamo, una capacità, se si vuole, fuori dal normale, visto che è potuto tornare dall'inferno, prendere Dante, guidarlo nell'aldilà, e chiaramente Dante qui sta stabilendo una distinzione molto importante tra questi indovini, questi che conoscono le arti magiche fraudolenti, e chiaramente la probità ineccepibile di Virgilio, la cui capacità di portarlo nell'aldilà dipende dalla volontà divina e non da una sua pretesa individuale pagana. Dunque abbiamo sempre i buoni e anche i cattivi, diciamo. Ogni volta che c'è Virgilio c'è un buono almeno. Certamente nell'inferno molte volte l'atteggiamento di Virgilio contrasta con quello dei dannati e in questo episodio contrasta anche con l'atteggiamento di Dante, no? Che si mette a piangere e viene fortemente rimproverato da Virgilio. Quindi sì. Grazie. Prego. Qualcuno mi domanda il rapporto di Caino con la luna e le macchie. Sì, c'era una leggenda secondo cui queste macchie che noi vediamo nella luna sono l'ombra delle spine che carica in eterno Caino, che fu mandato lì, insomma, dopo la sua morte. Ma nel secondo canto del Paradiso, quindi molto precocemente, nel Regno del Bene, sarà appunto la prima domanda delle
centinaia di domande che farà Dante a Beatrice nel Paradiso, la prima riguarda appunto l'origine di queste macchie, e lì è esplicito Dante un po' deridendo il volgo, dice che sono queste macchie che fanno parlare, favoleggiare, no? Usa un verbo connotato di bugia, no? Che fanno favoleggiare di Caino. E lì Beatrice, con la sua solita distanza olimpica, gli dice, sorride con condiscendenza, gli dice: tu che cosa pensi? Cioè, che pensi tu che sia, sia la causa delle macchie lunari? E Dante lì dà una risposta scientifica, che è la stessa che diede nel convivio, e Beatrice gli dimostra che sia la leggenda, insomma, di Caino, sia l'idea scientifica di Dante sono sbagliate, ed ha una risposta che leggeremo, insomma, tra un po' di tempo, molto complicata, ma che, diciamo, abbina fisica e metafisica, in qualche modo ribadendo che anche il cielo più basso, che è il cielo della Luna, è, diciamo, è trascendente, quindi le spiegazioni del mondo non servono a spiegare la sua condizione. Mi domanda, qualcuno domanda se i maghi erano sempre cattivi. Beh, la magia, sì, come pratica di pretendere, leggere indebitamente nel libro del futuro di Dio, sì, è considerato fraudolento, soprattutto perché, come si vede dai personaggi che Dante elenca qua, era un tipo di sapere che serviva a voler alterare il futuro, che è immodificabile. No? Quindi sì, in questo senso sì. Ma infatti domanda? Il futuro è modificabile, perché sennò non sarebbe libertà. Questo problema di cui parleremo a lungo quando leggeremo il Purgatorio, ma dunque Dio, che per il quale tutti i tempi sono presenti, perché vede, no? Vede passato, presente e futuro in un solo punto, vede quello che accadrà, sa quello che accadrà come conseguenza della libertà, cioè vede il futuro come un umano che conosce la storia vede il passato, cioè il passato è immodificabile, va bene? Il passato è immodificabile, ma non vuol dire che sia stato necessario. Vuol dire che le cose sono capitate come conseguenza del libero arbitrio degli uomini, ma ormai sono così. Beh, con questa stessa lucidità, Dio vede il futuro, cioè vede ciò che accadrà, ma ciò non implica che sarà necessario. Sa quello che accadrà come conseguenza della decisione libera degli uomini. Sì, si capisce. È un po' come Minority Report, magari no. Sì, diciamo, certo, Dio sa tutto, ma questo non toglie la libertà agli umani. Certo, grazie. Prego. Simonetta dice che con Cacciaguida capiremo il tentativo solo poetico, perché logicamente irrisolvibile, tra libero arbitrio e predestinazione. Allora, sì, diciamo, la predestinazione nel Paradiso è nominata appunto come un mistero,
no? Un mistero chiaramente insondabile, no? Da noi umani. Ma a mio avviso, per quello che ho appena spiegato, cioè per capire la compatibilità tra la onnipotenza divina e la libertà degli umani, non è necessario scomodare la predestinazione. È un argomento che si può capire attraverso la ragione. Infatti, Cacciaguida quello che dirà è dà un'immagine molto efficace per questo. Dice: noi, noi salvati, vediamo il futuro in Dio, ma da questo non dipende la necessità che le cose accadono, così come quando uno sta vedendo che una nave cade con la corrente, ecco l'immagine della barca, vuol dire, questo non vuol dire che il fatto di starla vedendo condizioni quello che la barca fa. Questo è comprensibile. Poi sulla predestinazione parleremo in paradiso, perché quello sì effettivamente un problemaccio. Perché riguarda i criteri incomprensibili non solo a noi umani, bensì a tutti, compreso il serafino che più dentro Dio vede, i criteri per i quali qualcuno si apre alla fede o non si apre. E da questo dipende poi la salvezza. Ma questo sì è un problema, insomma, difficilissimo. Quello che ho spiegato ora credo che sia facilmente comprensibile. Il fatto che i beati sappiano che cosa accadrà non vuol dire che le cose accadranno per forza. Bene? Sì, si capisce. Grazie. Il problema degli indovini è che, volendo conoscere questo, che è una realtà che possono conoscere solo Dio i salvati, tentano, in un modo ovviamente del tutto fuorviante, di modificarlo. Questa pretesa è colpevole ed è fraudolenta. Cioè, voler conoscere qualcosa per indicare agli altri comportati così perché io ho visto scritto nel libro di Dio che tu morirai nel... non solo è vano, ma è anche ingannevole. Si capisce? Del resto, la gravità degli indovini risiede anche nella pretesa quasi di diventare profeti. Perché un vero profeta, che per Dante, cioè Dante è un profeta, no? Ma per Dante sono profeti anche Gioacchino dal Fiore, insomma, non solo i profeti antichi dell'Antico Testamento, quelli dotati di dono profetico, in un modo invece probo, sono al servizio dei messaggi che Dio vuole mandare attraverso di loro al mondo. E quindi è come se gli indovini volessero invadere queste prerogative dei profeti. Va bene? Va bene, grazie. È difficile un po' perché... È difficile perché... Ma va bene, grazie. È complicato questo tema, sì. È difficile, sì. Ma chi vi ha detto che leggere Dante sarebbe stato facile? comunque ne riparleremo, cioè torneremo su questo molte volte durante la lettura del Purgatorio del Paradiso. Indovini forse... Mi è sfuggito, hanno il loro potere invocando i diavoli. Non lo so, Dante non si sofferma su questo, eh? Dante dei diavoli non ha parlato in questo. Sì, ha parlato dell'incidenza che hanno, insomma, sui fatti degli umani, eh? L'indovino. Rileggiamo il canto, siete d'accordo? Sì, grazie. Di nuova pena mi conven far versi e dar matera al 20° canto della prima canzone che è di sommersi.
Io era già disposto tutto quanto a riguardar nello scoperto fondo che si bagnava d'angoscioso pianto, e vidi gente per lo vallon tondo venir, tacendo e lagrimando al passo che fanno le etane in questo mondo. Come il viso mi scese in lor più basso, mirabilmente apparve esser travolto ciascun tra il mento il principio del casso, che dalle reni era tornato il volto, e indietro venirgli convenia, perché il veder dinanzi era lor tolto. Forse per forza già di parlasia si travolse così alcun del tutto, ma io non il vidi, né credo che sia. Se Dio ti lasci, lettor, prender frutto di tua lezione, or pensa per te stesso, com'io potea tener lo viso asciutto, quando la nostra immagine di presso vidi sì torta che il pianto degli occhi le natiche bagnava per lo fesso. Certo, io piangea, poggiato a onda i rocchi del duro scoglio, sì che la mia scorta mi disse: ancor sei tu degli altri sciocchi? Qui vive la pietà quando è ben morta. Chi è più scellerato che colui che al giudicio divin passion comporta? Drizza la testa, drizza, e vedi a cui s'aperse gli occhi dei teban la terra, perché gridavan tutti: dove rui anfiarao, perché lasci la guerra? E non restò di ruinare a valle fino a Minos che ciascheduno afferra. Mira che ha fatto petto delle spalle, perché volse veder troppo davante, di retro guarda e fa retroso cale. Vedi Tiresia che mutò sembiante quando di maschio femmina divenne, cangiandosi le membra tutte quante. E prima poi ribattagli convenne li duo serpenti avvolti con la verga che riavesse le maschili penne. Aronta è quel che al ventre gli s'atterra, che nei monti di luni dove ronca lo carrerese che di sotto alberga, ebbe tra i bianchi marmi la spelonca per sua dimora, onde a guardar le stelle il mar non gli era la veduta tronca. E quella che ricuopre le mammelle che tu non vedi, con le trecce sciolte e ha di là una pilosa pelle, manto fu che cercò per terre molte. Poscia si pose là dove nacqui io, onde un poco mi piace che m'ascolte. Poscia che il padre suo di vita uscio e venne serva alla città di Baco, questa gran tempo per lo mondo giro. Suso in Italia bella giace un laco a piede dell'Alpe che serra la magna sovra Tiralli, che ha nome Benaco. Per mille fonti, credo, e più si bagna tra Garde, Valcamonica e Pennino dell'acqua che del detto laco stagna. Loco è nel mezzo là dove il Trentino pastore, quel di Brescia il Veronese, segnar poria se il fesse quel cammino. Siede veschiera, bello e forte arnese da fronteggiar bresciani e bergamaschi, ove la riva intorno più discese. Ivi convien che tutto quanto caschi ciò che in grembo a Benaco star non può, e fassi fiume giù per verdi paschi. Tosto che l'acqua correr mette co, non più Benaco ma Mencio si chiama fino a governo, dove cade in po. Non molto accorso che il trovo una lama nella qual si distende la impaluda, e suol di state da loro esser grama. Quindi passando, la vergine cruda vetti de terra nel mezzo del pantano, senza culture d'abitanti nuda. Lì per fuggire ogni consorzio umano, ristette coi suoi servi a far sue arti, e visse e vi lasciò suo corpo vano. Gli uomini, poi che intorno erano sparti, s'accolsero a quel loco che era forte per lo pantan che avea da tutte parti, fer la città sovra quell'ossa morte, e per colei che il loco prima elesse, mandò all'appellar senz'altra sorte. Già fuor le genti sue dentro più spesse, prima che la Mattia di Casalodi da Pinamonte inganno ricevesse. Però t'assenno che se tu mai odi originar la mia terra altrimenti, la verità nulla menzogna frodi. E io, maestro, i tuoi ragionamenti mi son sì certi e prendo sì mia fede, che gli altri mi sarien carboni spenti.
Ma dimmi, della gente che procede, se tu ne vedi alcun degno di nota, che solo a ciò la mia mente richiede. Allor mi disse, quel che dalla gota porge la barba in sulle spalle brune, fu quando Grecia fu di maschi vota, sì che appena rimaser per le cune, augure, e diede il punto con calanta, naudi a tagliar la prima fune. Euripilo ebbe nome, e così canta l'alta mia tragedia in alcun loco. Ben lo sai tu, che la sai tutta quanta. Quell'altro che nei fianchi è così poco, Michele Scotto fu, che veramente delle magiche frode seppe il gioco. Vedi Guido Bonatti, vedi Asdente, che aver inteso al cuoio e allo spago ora vorrebbe, ma tardi si pente. Vedi le triste che lasciaron lago, la spola il fuso e fecersi indivine. Fecer malie con erbe, con mago. Ma vienne omai, che già tieni il confine d'ambedue gli emisferi e tocca l'onda sotto Sobilia, Caino e le spine. E già ier notte fu la luna tonda, ben tende ricordar che non ti nocque alcuna volta per la selva fronda. Si mi parlava e andavamo in troppe. Grazie, ci vediamo la settimana prossima. Grazie.